doveva essere il momento più bella della vita. Una figlio che nasce e un nuovo percorso che inizia. Invece la gioia si è presto trasformata in tragedia. Il piccolo che portava in grembo è stato vittima di un grave incidente ed è rimasto decapitato. La notizia ha fatto subito il giro della rete suscitando una ventata di tristezza e rabbia. Succede in India. Nel subcontinente la storia ha toccato gli animi al punto che il ministro della salute del Rajasthan Raghu Sharma ha ordinato un'inchiesta su uno scioccante incidente avvenuto in una clinica di Jaisalmer, in India. Un neonato sarebbe stato decapitato dagli ostetrici al momento del parto. Due infermieri di sesso maschile, a quanto si apprende, sono già stati sospesi. Secondo le ricostruzioni, il piccolo sarebbe stato tirato fuori con forza bruta, lasciando la testolina nell'utero. L'incidente ha scosso il Dipartimento della Salute dello Stato. I colpevoli saranno puniti e verranno intraprese azioni severe dopo le indagini, ha detto il ministro Raghu Sharma. Come riporta Times of India, l'incidente è avvenuto il 7 gennaio nella clinica Ramgarh. Pare che al momento del parto non fosse presente un medico, ma solo gli infermieri. Ora sono accusati di morte causata da negligenza, e di aver messo in pericolo la vita di una persona. La madre, la 24enne Deeksha Kanwar, incinta al settimo mese, è stata portata d'urgenza nel vicino ospedale di Jodhpur, dove i medici l'hanno sottoposta a un intervento per rimuovere la testa del bambino dall'utero. La donna ha già tre figli. Secondo quanto ricostruito, i due infermieri in un primo momento avrebbero nascosto il corpo del bambino per poi consegnarlo solo dopo un reclamo della polizia a seguito della denuncia dalla famiglia. A quel punto le autorità di Ramgarh hanno presentato un causa contro i due infermieri. Il direttore del centro di salute medica di Jaisalmer, il dottore B.L. Bunkar, ha detto: ho visitato Deeksha Kanwar e indagato sulla questione. C'erano due infermieri maschi quando la donna è stata portata al PHC prima di mezzanotte, tra il 6 e il 7 gennaio. Il ginecologo era in congedo, il personale infermieristico ha gestito il caso. Il bambino era per metà fuori, quando la donna è arrivata in clinica. Era un bambino prematuro. Una storia sulla quale si spera possa essere fatta piena luce.